Tutti nella vita vogliamo essere popolari e quella notte avevo sognato di esserlo e quella mattina mi svegliai in un modo alquanto particolare. Amazon, come si dice instant giapponese in giapponese? In giapponese si dice instant nihongo. Amazon, perché? Perché ho una pelliccia addosso? Purtroppo non trovo la risposta alla domanda. Che diavolo è successo ai miei capelli? Perché sono turchini? Perché sarò diventato come Kokeshi. Ora potevo essere famoso anche io, ma forse non ero ancora pronto per la celebrità. Dovevo solo aspettare che qualcuno sapesse del mio nuovo colore dei capelli e sarei diventato una star. Salve, signor Foster. Sappiamo che lei ha, come dire, dei capelli color celeste. La renderemo famoso, molto, molto famoso. Certo, potremmo sfruttare il colore dei miei capelli per avvicinare i bambini alla cultura, magari insegnandoli come si fa il bidet, già da infanti ovviamente, come diventare gli uomini di domani. Signor Foster, forse lei non ha capito bene come funzionano le cose. Useremo il colore dei suoi capelli per attirare i bambini ad acquistare tutto quello che lei gli dirà di acquistare. Quindi non potrò più dire quello che penso. No, signor Foster, se vuole essere popolare, il prezzo da pagare è questo. Mi dispiace, signor cattivissimo manager, io rifiuto. Signor Foster, lei non può rifiutare. Io invece posso e come. Signor Foster! Signor Foster! E fu così che capì che per essere popolari bisogna scendere a compromessi, perdere totalmente la libertà espressiva e mettersela nello sfintere. La popolarità è come un giro in bicicletta, corri e poi ti ritrovi inseguito da uno struzzo. Andare in bici è bello, ma gli struzzi per diamine come corrono, non ti puoi fermare, devi correre sempre, altrimenti quel dannato struzzo ti acchiappa. Non puoi fermarti a pensare, ma correre senza saperne il perché. E come diceva un mio caro amico, la popolarità È uguale a una scatola di cioccolatini. se ne mangi troppi, ti caghi addosso.